Bullseye. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Soul Silver Randomized Nuzlocke Challenge. Allora ragazzi, scusatemi la settimana di assenza, ma è dovuto al fatto che ho avuto la peggio orticaria e la peggiore febbre, tutto mal di gola, che cristi di tutto e di più. Allora ragazzi, siamo a Fiordropoli e in questo episodio andremo a sfidare il Team Rocket in tutta la torre radio, ma prima di tutto andiamo a prenderci la divisa del Team Rocket, che non mi ricordo dove cazzo si piglia. Se non mi sbaglio era questa, vero? Esatto, era questa qui. Perciò se non... Cambio di qui. Oh, GG. Ma quanto sono bello con la skin... Cos'è? Minecraft? Del Team Rocket. Sono troppo sexy. Davvero molto sexy. Allora ragazzi, come... probabilmente vi starete chiedendo, no, non ho allenato la squadra perché questa settimana non ho fatto praticamente un cazzo se non stare nel letto e praticamente non potevo alzarmi e allenare perché mi sentivo male, non avevo praticamente voglia. Intanto per colpa di Frocio ci hanno sgamato, ti facevi un po' i cazzi tuoi. Andiamo giù con Rocodenti e il mouse sarà sparito dalla vostra visuale. Bella. Allora, retromarcia, che tanto è super efficace sul tipo buio. E mandiamo dentro Destroyer, perché sì. Credo... giusto, io ho Air adesso in squadra, che è Dragonair, perché ho usato nello Pulsar, non lo so. Grazie per la Terra in Pesta, prenderò sicuramente un sacco di danni. Mi avete detto che Extrasenso lui l'ha imparato perché veniva dall'uovo di Togepi e praticamente gli si sono mischiate le mosse, cioè praticamente si è briddato da solo ed è una cosa stupenda perché non dovrebbe impararlo, non all'inizio, cioè non dovrebbe proprio. Vabbè, levati dai coglioni. Allora, in questo episodio io andrò a fare solo la torre radio, mentre nel prossimo andrò a fare i sotterranei, perché come sapete io sono ancora senza scheda video, ma dovrebbe arrivarmi questa settimana. Voi vedete questo video di martedì e io lo sto registrando di lunedì, che è Pasquetta, e non sono uscito perché stavo male, appunto delle macchie ovunque, e praticamente mi sto boffando di cortisone, antistaminici, punture di non so cosa, ed è una sensazione molto molto brutta, è una cosa davvero molto triste. Praticamente io le vacanze di Pasqua le ho passate a letto e faccio ancora fatica a parlare, infatti quando parlo mi brucia la gola, però sto facendo un'eccezione per voi perché non mi andava di lasciarvi oltre una settimana senza video, proprio mi stava sul cazzo questa cosa. E spero di essere accettabile nella webcam, perché dopo io vedrò il video, se sono brutto, sono un mostro, toglierò la webcam e probabilmente non mi vedrete, però voi non lo saprete mai. Andiamo di nuovo con Destroyer perché lui usa Dusknoir. Dusknoir intanto a livello 23. Cos'è? Sei peggio di Lens che aveva i Dragonite a livello 50. Ok, Growlithe, no, non cambio. E andiamo giù con Frana e tante varie cose Growlithe. Intanto io probabilmente questi mi li sfido tutti, perché tanto nell'episodio non faremo altro. Parleremo soltanto di come sono stato male in questi giorni. Già, è stata proprio una brutta brutta sensazione. Intanto io ho ancora idea di organizzare il contest per i 6.000 iscritti, dato che mentre stavo male li abbiamo superati e sono arrivato a 6.140 tipo adesso, ma ovviamente domani saremo a 6.150. Spero. Stiamo crescendo davvero. Scusate, ho da poco finito di mangiare, vedete, la madò. Da poco ho finito di mangiare e ho bruttato. Voi lo sapete che io almeno una volta nel video deve esserci. Perché ho questa cuffietta? Non lo so, adesso la buttiamo, perché tanto non le uso. Avevo la cuffietta perché, non lo so perché ho collegato le cuffiette al posto delle cuffie. Perché in questi giorni stavo guardando Breaking Bad e con le cuffie grandi mi dava fastidio.
E quindi ho messo le cuffiette piccole che non mi davano fastidio se mi appoggiavo sul cuscino. Breaking Bad è davvero un'ottima serie, vi consiglio di guardarla se non avete nulla da fare. Mi sono spizzato 3 stagioni e mezza nel giro di pochi giorni. In realtà non lo so perché li sto sfidando davvero tutti, ma vabbè, cioè ormai siamo qui. Grand Pig, andiamo giù di Rogodenti. E vabbè, che cazzo c'hai? Ira di Drago. Ira di Drago che fa sempre danno 40. E infatti l'ho ucciso, probabilmente aveva meno di 40. Cambia Pokémon, Scissor. Scissor, vi giuro che nel prossimo episodio lo cambio. Vedrete Scissor, la versione evoluta. Anche se sinceramente vorrei farlo arrivare al 40. Non so perché, però il 40 mi gusta particolarmente. Attacco d'ala, perché tanto Guadonda non serve più. E livello 36, meno 4. Meno 4, ragazzi, meno 4. Sapete che per farlo evolvere io devo usare i cheat, perché praticamente non ci sono gli scambi sull'emulatore. Cioè, il modo c'è, però è difficilissimo. Preferisco usare il PokéSub. Praticamente il PokéSub prende il salvataggio di un determinato gioco e ti fa modificare tutto quello che vuoi. Ti fa dare le medaglie, le caramelle rare, i cazzi e mazzi, però io lo userò solo per togliermi Scyther e mettermi Scizor, niente di più. Cosa sta succedendo? Nulla. Andiamo avanti. Dai, Vulpix, cambio, vai Destroyer. La media dei livelli non è nemmeno tanto male, però una volta finita questa quest cercherò di portarli tutti verso il 45. Perché prossimo. Perché ho usato frana? Vabbè, il prossimo. La prossima cosa da fare sarà appunto andare. È inutile che vado giù, tanto quella parte là ancora non è sbloccata. Andiamo avanti. Da che parte è? Vabbè, sti cazzi, chi vi si incula? Voi andiamo direttamente dal boss. Eccolo qui. Cof cofa. Cosa stavo dicendo? Me lo sono completato. Ah, dobbiamo andare a Ebanopoli a sconfiggere Sandra. E i suoi Pokémon sono abbastanza. So che sicuramente non saranno di tipo drago, perché comunque è tutto randomizzato. Ma comunque i livelli saranno abbastanza alti. E intendo cambiare, cioè intendo allenare i miei, perché non si sa mai, esce tipo un Arceus e ci fa un mazzo così. E non ci tengo tanto a perdere un altro Pokémon. Perché ne ho già persi due e ci sono rimasto abbastanza male. Perché sicuramente Miss Magius e Mimoswine ci sarebbero stati davvero molto utili. Se io voglio cambiare, vai Destroyer. Mi prude l'orecchio, ancora l'urticaria, perché praticamente non molto prurito, però ne sento ancora da un po' di parti del corpo. Non è una bella sensazione, perché grattarsi davanti a tutti mi fa sembrare una persona anormale e mi dà davvero molto fastidio. Intanto qui abbiamo quasi concluso il nostro lavoro, perché tanto noi siamo troppo pua, noi facciamo un culo così a tutti. E andiamo giù di qua. Intanto, oltre all'arrivarmi la scheda, ovviamente con il ritorno della scheda video, torneranno anche i video normali di Minecraft, non lo so, di altra roba, probabilmente porterò altre cose sul canale. What the fuck? Attacco d'ala? Ok, attacco d'ala fa più attacco di Rotonda su sé. Vabbè, attacco d'ala e Shackle va KO e noi abbiamo vinto. Ok ragazzi, so che questo video è stato breve, però sapete qual è il mio problema. Già è troppo se sto registrando perché sto male, mi bruciano gli occhi e devo grattarmi ovunque appena finisce questo video. E nel prossimo episodio, che probabilmente registrerò domani e uscirà giovedì, vedrete me nei sotterranei a sclerare con quelle porticine del cazzo ovunque, che io non saprò sicuramente sbloccare e ci metterò mezz'ora di episodio. Spero che questo episodio lo apprezziate come tutti gli altri, spero mettiate un pollice in su perché sono malato, però sono lo stesso qui, ne voglio almeno 200, non li pretendo, li esigo, no scherzo, però mettetemelo. Le tette sono belle, me l'avete detto che non lo dico più, adesso l'ho detto, così adesso siete felici. E nient'altro? Sì, nient'altro. Devo grattarmi ovunque, quindi ciao a tutti.